Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Dopo le feste natalizie avevo pensato di condividere con voi un piatto unico, un piatto a base di carciofi che sia anche depurativo, un piatto veloce da realizzare e che sia anche molto buono. Quindi cosa metteremo in questo piatto? Vediamo. Abbiamo detto carciofi, petto di pollo, delle piante aromatiche, prezzemolo, aglio, menta e origano, mezzo bicchiere di vino bianco e ovviamente olio, sale e pepe quanto basta. Provvedo subito alla pulitura dei carciofi. Le foglie, dopo averle lavate bene in acqua calda, le ho messe in un tegame con dell'acqua che porterò a bollore e poi spengerò la fiamma. Questo ci servirà per fare un infuso. I carciofi li taglieremo fini fini e li mettiamo in padella. Insieme a un po' di olio e un po' di sale e appoggiamo sul fuoco. Mentre i carciofi cuociono, trituriamo anche tutte le piante aromatiche, la menta insieme al prezzemolo, all'origano con qualche fogliolina di erba cipollina. È ora di sfumare. Mettiamo le piante aromatiche con l'aglio. E lasciamo cuocere coperte piano piano. Le foglie bollono, possiamo spegnere la fiamma e lasciarle coperte in infusione. Una puntina d'acqua. Mentre i carciofi finiscono di cuocere, prepariamo degli straccetti con le fettine di petto di pollo. Non dovranno essere proprio troppo piccole, perché il petto di pollo cuocerà proprio in un minuto di orologio. Quindi faremo la larghezza di una pappardella, più o meno così. I carciofi sono pronti, li trasferiamo in un piatto. La padella gli togliamo con uno scottex, qualche fogliolina, non serve lavarla perché qui così è rimasto il sapore dei carciofi. Basterà aggiungere un po' di olio. Mettiamo un po' di rosmarino, uno spicchio d'aglio e un po' di pepe. Lasciamo insaporire bene l'olio e poi mettiamo gli straccetti. Possiamo mettere gli straccetti. Lasceremo per un minuto, massimo due. Praticamente quando avranno cambiato colore sono pronti. Aggiungiamo il sale. Scoliamo col vino. Con pochissimo vino. Ecco qua. Quando è evaporato l'alcol sono pronti. Eccoci qua, che possiamo impiattare i nostri straccetti ai carciofi. Ecco qua. Questo è un piatto per due porzioni.
Due carciofi a testa possono bastare. Aggiungiamo un po' del sughetto del pollo. E voilà! Piatto unico, ottimo e digestivo. E anche disintossicante, devo dire. Pollo ai carciofi. A fine pasto, un infuso con le foglie di carciofo è proprio quello che ci vuole. Grazie a tutti e a presto!